Siamo in diretta stasera, finalmente, dopo un bel periodo di tempo di assenza e quindi di libertà goduta. Stasera ritorniamo sulle pagine di Vendere Caffè insieme a ormai un amico, il dottor Antonio Strazzullo di 0F24. Come stai, Antonio? Bene, bene, grazie Ernesto. A te come va? Tutto bene, fa caldo da te? Anche oggi, ieri eravamo su Milano, ma fa un caldo veramente come se fossimo a Napoli, quindi caldo, tanto caldo. Giusto per gli amici che si stanno collegando e non ti conoscono, siamo giustamente in videochiamata da Milano-Napoli praticamente, ci siamo collegati. Oggi i mezzi di comunicazione ci permettono anche di fare questo anche senza essere in presenza. Antonio? Si è bloccato. Troppo distante Milano-Napoli. Questo è il bello della live, che ogni tanto può capitare, effettivamente, come spiegavo, ogni tanto può capitare effettivamente nella live di bloccarsi un attimo. Dicevo, oggi attraverso quei nuovi sistemi di comunicazione riusciamo a collegarci anche tra Napoli e Milano. Prima in regia avevamo più una connessione dinamica, adesso appena siamo entrati in live si era persa per un attimo la connessione. Mi senti? Questo è poi un fattore di... Stavo tanto elogiando il sistema di comunicazione tra Napoli e Milano e poi alla fine si blocca. Proviamo a farti riuscire. Ci sei? Dalla regia ci vorrebbe un regista. Antonio, facciamo così, prova ad uscire dalla diretta di nuovo e ti rinserisci di nuovo, può darsi si ricollega come si faceva una volta alla fine. Si spegne e si accende di nuovo come il computer. Quando non funziona il computer, la prima cosa che si fa, si spegne e si riaccende. Quando si vede il telefonino che non funziona, si spegne. E poi si riaccende e poi sembra che va di bene, quindi non è che si è fatto un granché. Guarda, aspettiamo così, faccio io l'introduzione e stasera sono con Antonio Strazzullo, con il dottor Antonio Strazzullo, perché volevo parlare appositamente della parte finanziaria. In questo periodo si è sentito un attimo il bisogno di capire bene quello che siano le possibili risorse, i possibili effettivamente le tasse che si vanno a pagare in un negozio, se si possono recuperare dei crediti fiscali, se effettivamente c'è possibilità di andare a recuperare anche una parte delle tasse, che è una cosa fondamentale oggi per l'azienda. Se ne sente parlare molto in televisione, con tanta pubblicità, se ne sente parlare in tutti i giornali. Però di spiegazioni io ne ho trovate ben poche. Quello che giustamente cerco per me stesso, per la mia azienda, io cerco sempre di riproporlo poi a quelli che sono i miei clienti e se c'è un'agevolazione, un qualcosa che può aiutare sia nella vendita, sia nella parte amministrativa, nella parte finanziaria, è sempre ben voluto. Antonio, mi senti adesso? Sì, finalmente, finalmente. Il caldo sta Abbiamo cambiando ripreso. le linee che non riescono a funzionare bene. Fa saltare, mi è capitato a volte anche d'inverno con lampi e tuoni, però adesso siamo in estate. Stavo giusto spiegando un pochino quello che effettivamente è il senso della diretta di questa sera, di parlare un attimo della materia prima, effettivamente della parte finanziaria, che è un argomento che poco viene discusso perché è come se fosse un tabù. Quasi ci rifiutiamo effettivamente di parlare di queste cose. Innanzitutto vorrei da te una piccola presentazione della tua azienda. Facciamo conoscere 0F24 anche a coloro che ci stanno seguendo. Sì, grazie Ernesto. Allora, innanzitutto, piccola premessa. Io sono un dottore commercialista da 30 anni e più.
giusto 10 anni fa, siamo usciti fuori dalla fiscalità ordinaria per iper specializzarci in crediti d'imposta. Eravamo 28 all'epoca, partiti da Napoli, da tutta Italia, ma ci radicammo su Milano. Poi quei 28 sono diventati 425 oggi, esperti specialisti in crediti fiscali. La specializzazione, e poi se abbiamo tempo ne approfittiamo, è determinante non solo nell'ambito medico, e già sappiamo che oggi quando si parla dell'ortopedico bisogna distinguere tra quello della mano, quello del ginocchio, per la iperspecializzazione. Oggi invece nasce l'esigenza sempre di più quella di specializzarsi anche nelle materie economiche. Quindi abbiamo scelto crediti fiscali. Nasce quindi professione in team, da 28 diveniamo 425 dottori commercialisti esperti, per poi creare due realtà: 0F24, che è il brand rivolto alle imprese per le aziende di cui io faccio parte, e Zero Contenzioso, sempre in crediti fiscali, essere verticali anche per quanto riguarda tutte quelle attività di controllo, accertamento, verifica, quindi seguire il cliente dalla fase di consulenza iniziale, dalla fase di elaborazione pratica, quindi ottenimento del credito fiscale, anche al controllo e garanzia, anche per il successivo accompagnamento con i nostri specialisti, dottori commercialisti, avvocati tributaristi e penalisti nel settore tributario, nel sottosettore specialistico dei crediti fiscali. Nasce poi Questo è tutto quello che poi giustamente è l'insieme del gruppo di cui fai parte, il gruppo commerciale. Perfetto. Il gruppo che faccio parte si chiama Star Group SPA, non poteva chiamarsi diversamente, insomma, per questa grande visione che abbiamo per quanto riguarda l'attività di consulenza in Italia, e non potevano essere una SPA, perché quello che piace dire è che noi abbiamo una macchina aziendale, ma dietro c'è un cuore che batte, che è professionale. Qui siamo un'azienda atipica dove abbiamo all'interno, e siamo, 425 dottori commercialisti. Chiudo la presentazione dicendo che noi lo facciamo, siamo in tutta Italia, quattro sono le nostre sedi principali, la prima è su Milano, ma non fosse altro dove c'è una velocità di business molto più elevata, poi Prato, quindi per tutto quello che riguarda il settore certamente produttivo, Roma e Napoli, e da Napoli governiamo tutta la parte relativa, tutta l'area del centro-sud. Lo facciamo a successo perché il nostro obiettivo è quello di garantire il nostro cliente, e lo facciamo con la modalità zero spese, zero acconto e zero compenso, ma venendo incontro alle esigenze dei nostri clienti, dove vogliamo fare i consulenti. Cioè abbiamo, ripeto, l'Astra Group SMPA, questa nostra macchina aziendale strutturata come una grande azienda, ma in noi vive il valore professionale, il noi vive l'anima professionale, quindi garantire il contribuente, l'utente, dove c'è un rapporto continuo negli anni, quindi non si esaurisce con una pratica, ma diventa un rapporto continuato, però success fee, quindi ha successo. È che è una cosa oggi fondamentale praticamente, perché Sì. non vanno a rischiare i loro capitali senza avere il risultato, ma si dà tutto sul risultato praticamente garantito. Sì. Questo è garanzia anche di serietà da parte nostra, che non, credimi, abbiamo difficoltà a volte. I clienti, considera che noi assistiamo l'area retail, quindi le piccole realtà, quindi quelle famose micro e piccole imprese, ma ci capita di avere anche non ci capita, insomma, sono anni che gestiamo medie e grandi imprese, quindi addirittura anche le multinazionali si rivolgono a noi. Ma proprio per le modalità, la grande competenza specialistica, ma anche le modalità con cui veniamo in contatto. Cioè, ci chiedono il contratto, cioè sono loro che ci chiedono di sottoscrivere un contratto. Sì, il contratto, ma è un contratto a successo, quindi non abbiamo fretta di sottoscriverlo, ma abbiamo la fretta invece di elaborare per loro delle preanalisi che ci permettono di visualizzare, di renderci conto, noi e anche l'imprenditore, di quello che ha in pancia l'azienda come crediti fiscali che spesso non ha utilizzato.
Tant'è vero, Pure comunque, perché vedi. è un argomento abbastanza delicato, perché andiamo a toccare realmente quello che è il portafoglio delle aziende, anche se in un lato positivo, giustamente di recupero fiscale, però comunque è una parte abbastanza delicata, specialmente io capisco un imprenditore che oggi si deve affidare ad un'azienda per recuperare i crediti fiscali, quindi è come dire, vieni a dormire a casa mia, praticamente vieni a dormire nel mio letto. Se non si ha Ma una piena fiducia, perfetto. Diventa difficile giustamente far gestire le proprie tasche a un team effettivamente separato. Quello che ti volevo chiedere, quindi abbiamo parlato di microimprese, la maggior parte di coloro che ci stanno vedendo, a parte qualche torrefattore, sono tutte delle microimprese, sono esercenti che hanno uno o barra due negozi, una vendita online, con un fatturato che può girare tra penso, i 100.000 e i 200.000 euro l'anno. Questo è il target più o meno che noi adesso ci stiamo rivolgendo. Cosa andrebbe a fare la tua azienda per queste piccole realtà, che poi sono le nostre, sono i coffee shop, che vendiamo caffè, vendiamo un prodotto che penso che tu tutte le mattine prendi, mattina, mezzogiorno, sera. Ormai sono votato al DEC, da napoletano, insomma, è anomalo. Ormai è tutto decaffeinato per evitare, insomma, problemi di stress. Tornando all'argomento quindi che mi dicevi, per quanto riguarda le microimprese, innanzitutto entriamo nel vivo e nel merito di quello che sono i crediti fiscali. Quali sono questi crediti fiscali? Quindi noi abbiamo come primo obiettivo una pre-analisi analizzando la realtà della piccola, media e grande azienda, la micro nel caso specifico. Quindi che facciamo? Verifichiamo all'interno dell'azienda se ha realizzato o vuole realizzare degli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature. Perché? Perché siamo poi noi ad inquadrare l'opportunità di recupero. Perché sappiamo benissimo che esiste il bonus mezzogiorno dal 2016 ad oggi che ci permette per le micro di recuperare il 45% degli investimenti. Allora, piccola differenza veloce, c'è differenza tra l'avviso di bando, tra il voucher e il credito fiscale. Perché siamo a successo? Perché noi possiamo garantire la certezza di quel recupero. Mentre se tu partecipi a un bando camerale, ottimo, interessante, non hai mai la certezza che si realizzi quello che tu hai, quello che loro ti stanno prospettando, perché passa per delle fasi non certe, cioè sarai certo solo dopo i 2 o 3 anni che veramente ti hanno erogato il fondo. Nel caso nostro invece è diverso, perché noi recuperiamo liquidità per le aziende azzerando l'F24. Quindi che significa? Anche la micro, nella sua dimensione, con quel volume d'affari, avrà IVA, avrà imposte, tributi, piccoli tributi, avrà un dipendente inquadrato eventualmente, o i contributi, INPS, commercianti, artigiani, insomma tutto quello che va nel modello F24. Tutto ciò che entra nel modello F24 può essere azzerato i crediti fiscali, quindi noi che facciamo? E tra poco penso che ce ne saranno parecchi, perché siamo in un mese cruciale, però siamo entrati ad agosto. Di solito il mio commercialista ogni volta che io vado in vacanza mi chiama e quando vedo la sua chiamata mi rovina praticamente tutto quello che sono le ferie. Perché ogni Ma volta che guarda. uno sta al mare, entro il 20 praticamente ti chiama e dici il 20 devi iniziare a versare la prima rata di tasse e l'F24 e ti inizia a venire praticamente l'ansia anche in spiaggia. È Allora, giusto, infatti, è questo il discorso praticamente. è giusto e tanto è vero che io amo definirci, non siamo degli odontoiatri, i consulenti del sorriso. Ma non perché ci piace sorridere, ma perché noi portiamo il sorriso in azienda con recupero della liquidità. Quindi quell'F24 che tu devi versare, perché è un obbligo quindi che hai di versare, potresti azzerarlo in tutto o in parte attraverso l'utilizzo dei crediti fiscali. Vorrei essere anche un attimo pratico, proprio per inquadrare quali sono queste opportunità. Quindi partiamo dal bonus sud. Quindi se hai realizzato in un negozio, in questa struttura, microstruttura, sono stati realizzati impianti, quindi elettrici, idraulici, aria condizionata, climatizzazione, illuminazione, audio, wifi, tutti gli impianti, macchinari ed attrezzature, la scaffalatura è un'attrezzatura, non è mobile arredo,
Per quello che hai già speso dal 2016 ad oggi, noi possiamo recuperare il 45% presentando un progetto all'Agenzia delle Entrate in 12 giorni. Recuperiamo il 45%. Quindi è retrattivo, cioè Ed ci è possiamo parlare. retroattivo. Questa vedi, è la particolarità dell'essere specialista. Noi come centro studi di professione in team, che è una nostra realtà, ma ha una vita propria di insieme di dottori commercialisti che studiano, elaborano le pratiche, ma studiano anche la materia. Quindi vuol dire avere la conoscenza specialistica di questo settore che è dei fiscali. Quindi è retroattivo dal 2016 al 2022 possiamo recuperare anche se non abbiamo recuperato. Quindi non si perde, quindi non scade il credito dal 2016 ad oggi. E questo già è una bella notizia. Questo per quanto riguarda, cioè nel senso che cosa consigliamo? Se noi vogliamo dire in parole povere e consigliare adesso a un negoziante, la prima cosa che deve fare, se si vuole informare di cosa stiamo parlando, come deve fare, cosa deve fare? Allora, la prima cosa che deve fare, deve mettere su carta quello che sono stati gli investimenti realizzati dal 2016 ad oggi e anche valutare i prossimi investimenti. Sarò ancora più sintetico. Se ho un coffee shop e quindi ho il mio minimo di allestimento, ho speso 50.000 euro tra impianti, attrezzature, scaffalature ed altro, e voglio portarlo sul web, cioè quindi voglio trasformarlo in e-commerce attraverso una piattaforma, quindi posso recuperare le spese passate, posso progettare nuovi investimenti e addirittura noi possiamo dare anche la certezza, di recuperare il credito sul preventivo. Quindi, mi spiego meglio, ho investito negli anni passati 50.000 euro, posso domani presentare un'istanza, quindi mi faccio un conticino, mi metto in contatto io imprenditore con il commercialista dove chiedo le copie delle fatture, quindi il libro dei beni ammortizzabili, le copie delle fatture, una visura camerale per stabilire insomma i dati minimi e un DURC regolare. Quindi questi sono il minimo documenti che servono per preparare una preanalisi. La preanalisi, ti ripeto, si fa prima sul passato, quindi per vedere quello che c'è in pancia che possiamo recuperare. Poi possiamo guardare dei progetti, possono essere piccoli o grandi, quindi non progetti per forza milionari, ma anche dire voglio investire tra software, un iPad, un computer, un sito di e-commerce a cui collegarmi, i costi anche delle foto per il prodotto, per pubblicizzare all'interno proprio del mio sito e-commerce. E addirittura sull'e-commerce, oltre al 45%, possiamo recuperare anche il 50% se riusciamo a giustificare che quel sito è per la nostra produzione di vendita. Quindi Quindi possiamo anche arrivare ci sono diversi vantaggi, per questo bisogna chiedere poi una consulenza specifica, ma queste sono cose che, cioè, come dire, il mio commercialista, per esempio, nonostante che sia, per carità, grande professionista, bravo, non me l'ha mai detto, perché è una cosa recente o perché non tocca a lui, cioè come funziona? La Allora, loro normale è solo una consulenza commerciale. no, allora ho dichiarato che sono e siamo un gruppo di dottori commercialisti. Noi nella nostra, quando abbiamo cominciato, ci siamo posti questo primo dubbio. Quindi presentavamo alle aziende il nostro progetto e c'è una slide proprio nostra che recita così: tutto bello, ma perché il mio commercialista non me l'ha detto? E noi rispondiamo: il tuo commercialista è il migliore che ci sia. Dice, ma come, conosci Mario? Dice, no, io non conosco Mario. Ma Mario si interessa di contabilità generale, di IVA, di LIPE, di intra, di dichiarazioni periodiche, di dichiarazioni annuali, si interessa anche dell'assunzione. Come fai a saperlo? Questa è stata la nostra attività per 30 anni. Nel momento in cui siamo usciti, perché oggi con la specializzazione, ripeto, non è che il commercialista non ha tempo per comunicartelo, ma comporta una specializzazione, cioè c'è bisogno di approfondire i temi e anche per dare garanzia agli imprenditori che non ci sia un passo falso. Quindi, ripeto, i colleghi sono informati, sanno come fare, però spesso sono dedicati integralmente, assorbiti integralmente dalle tante attività di studio,
che le aziende, i GIR, per esempio, succede la colfa a casa che la signora del pulizie crea un problema al commercialista, cioè qualsiasi cosa il commercialista. Quindi questo concentrare, essere il centro, una volta era così, oggi non può essere più così. Perché oggi c'è il consulente lavoro, c'è il consulente fiscale, c'è chi fa fiscalità, chi fa dichiarativi e chi si specializza quindi anche in finanza agevolata. Per esempio, sembra strano, noi non ci riteniamo specialisti di finanza agevolata, perché nella finanza agevolata ne faccio parte del sottosettore dei crediti fiscali. Quindi abbiamo cercato questa iperspecializzazione, perché noi non sappiamo altro. Cioè, guarda, faccio una battuta, oggi 2 agosto, non so cosa scade, non mi interessa. Però se mi fai la domanda al volo sull'ultima normativa sui crediti fiscali, a me la dito, perché è un argomento preciso dove dobbiamo dare certezze. Su questo, tutte le varie dichiarazioni che hanno fatto i vari governi, perché poi adesso siamo in un periodo che prima c'è il Covid, poi c'è la guerra e poi addirittura non ci abbiamo neanche più il governo praticamente oggi, che sembra una battuta, però è paradossale. Stavo con un cliente l'altro giorno e gli dissi: guarda, ci mancano soltanto gli alieni, e poi abbiamo chiuso, perché praticamente in questi 3 anni commercialmente non stiamo capendo niente, ma non solo noi. Nel mio settore, ma penso che è un pochino generale questa cosa qua. C'è un'incertezza assoluta. Ne parlano tanto in televisione, però a volte mi sembra sempre, quando ne parlo in televisione, dice ok, hanno fatto la solita campagna politica praticamente. Cioè, lo Stato sta effettivamente collaborando anche con voi per farvi realizzare poi quello che siano il vostro lavoro. Allora, sì, noi abbiamo avuto un picco di fatturato da 3 anni a questa parte, per una ragione molto semplice, perché finalmente il legislatore ha capito che cos'è il credito fiscale. Giusto per essere chiari, ma per non appesantire però la nostra chiacchierata piacevole, il credito fiscale che cos'è? Lo Stato non ci eroga soldi, è un recupero di liquidità, ma vi spiego come funziona. Cioè, lo Stato italiano non eroga soldi a pioggia. Quindi dice, tu fai l'investimento, tu imprenditore, col tuo denaro fai l'investimento, su quell'investimento ti faccio recuperare il 45%, ma sempre se hai tasse da pagare. Quindi se ci fate caso, è un vantaggio. Si sono normalizzati tante realtà irregolari negli ultimi 6 anni, 10 anni, ma grazie ai crediti fiscali. E oggi lo Stato sta puntando fortemente sui crediti fiscali, perché oggi per poter portare un credito fiscale mi serve la fattura. Devo avere un DURC regolare, quindi non posso farlo se ho l'amico compiacente che mi fa i lavoretti nel negozio. Preferisco affidarla a una struttura, anche piccola, ma insomma a chi abbia una partita IVA e che mi fatturi quello che mi serve per la mia attività. Quindi il tax credit è il futuro. Tant'è vero, abbiamo un colloquio con Patuanelli, con l'ex ministro Patuanelli, dove parlava di moneta fiscale digitale. Cioè il tax credit, l'avete visto, c'è un 10%, e anche quello era cedibile. Questo invece che trattiamo noi non è cedibile, ma invece si vuole andare verso la cedibilità anche di questi crediti. Lì sarebbe proprio moneta. Cioè non ti pago con Bitcoin, ma ti pago con crediti fiscali. È capitato per i fitti, per chi aveva credito col fitto, che ha ceduto il fitto al commercialista, c'è il fitto a qualcuno. Quindi il tax credit, i crediti fiscali sono una realtà oggi, una realtà non superata, è una realtà che poco utilizzata. Fonte Sole 24 Ore, il 26% delle imprese italiane, quindi micro, piccole, medie e grandi, conosce il credito fiscale. Di questo 26% solo il 6% lo utilizza. Quindi capirei bene che per noi, che cosa significa avere un SPA? Cioè, non avrebbe senso avere una struttura così importante su tutto il territorio nazionale se non ci fossero dei numeri importanti. Quindi non siamo il commercialista 4.0, siamo un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, mentre invece mi dicevi quando ci siamo sentiti l'altro giorno, che poi dopo ci colleghiamo al nostro progetto insieme, che effettivamente di questo poi ne supportano molto quello che sono le torrefazioni, perché Allora sì, perché hanno dove ci sono investimenti molto forti.
Sì. Allora, sì, insomma, non sveliamo tutto, però solo per anticipare, insomma, noi collaboriamo con tanti torri fattori in Italia, uno, insomma, in particolare è dell'ultimo periodo, quindi abbiamo sviluppato un progetto. Perché la micro è importante? Perché recuperiamo 20.000-30.000 in base all'investimento. Invece, per quanto riguarda le torrefazioni, lì, insomma, tutto è sulla scala degli impianti, macchinari, attrezzature, realizzate da realizzare. Per esempio, lì scatta anche un altro credito, perché il bonus mezzogiorno è per le piccole realtà normalmente, ma si cumulano il 45 al 40%, quindi siamo arrivati all'85% di recupero fiscale come credito fiscale, perché? Perché abbiamo sommato il bonus sud alla 4.0. Quindi, sempre in forza della nostra specializzazione, c'era chiaro il progetto. Quindi un investimento da 1 milione, gli abbiamo recuperato 850.000 euro di credito che sta graziosamente compensando in F24. Quindi più spendi, più hai investimenti, più il vantaggio aumenta. Per esempio, sempre per quanto riguarda le torrefazioni, formazione 4.0, ricerca e sviluppo, patent box, sono alti crediti fiscali che certamente non puoi portare alla microimpresa. Perché, per esempio, non ha dipendenti, quindi, oppure ha un unico dipendente che non riesce a formare come 4.0. Quindi la Guarda, realtà. io nella formazione, lo sai, è una cosa che effettivamente predico molto perché credo che sia fondamentale, però se ne fa davvero poca. Cioè, sono poche le aziende che effettivamente formano il personale, è un settore abbastanza difficile. Però considera che oggi la formazione qua è notizia di stampa, quindi noi l'abbiamo di in anteprima da specialisti, ma ormai tutti lo sanno, che il fondo formazione 4.0 è stato elevato al 70%. Guarda, come te, io pensavo addirittura che partito 2 anni fa si estinguesse, perché della sede dico, ma chi è che si forma come azienda? Partirono col 40%, elevato al 50%, sono arrivate al 70%, ma c'è una logica. Perché quella è la barra dritta, quella è la rotta da seguire senza formazione continua. In Europa, che a volte l'Italia sembra quasi che sia fuori dall'Europa, c'è il concetto del lifelong learning, cioè la formazione che dura tutta la vita. I piani di carriera vengono fatti su quanto ti formo. Invece oggi noi per un'azienda, avere un collaboratore vuol dire 1.000 euro al mese, 2.000 euro al mese, in base insomma alla sua tipologia contrattuale. Non gli dai una formazione nel suo interesse, perché cresce come persona, cresce come requisiti, quindi potrà anche renderti di più, ma fa crescere l'azienda. Quindi recuperare il 70% del costo di formazione, piccola nota, cosa andiamo a recuperare? La formazione viene erogata a costo zero, perché vengono utilizzati i fondi. E una volta recuperato il 70%, su cosa lo andiamo a recuperare? Sulle ore di lavoro dei dipendenti addetti alla formazione. Cioè coloro che si stanno formando e coloro che formano all'interno dell'azienda, il costo orario, quindi lordo, più i contributi, più rate, più, quel costo orario per tutta la durata del corso di formazione. E su quel monte recuperiamo il 70%. Ripeto, non è da tutti, perché piccole realtà non fanno formazione 4.0, però insomma sul lato torrefattori, formazione 4.0, dove oggi, esperienza diretta, oggi è tutto meccanizzato, cioè non c'è più Sì. la torrefazione che ha 30-40 persone alla linea, cioè oggi la No. linea è addirittura dal macinino, anzi dal caricare i grani, al macinino, all'arrivare alla linea di produzione e all'imbustare, quindi il creare il packaging è automatico. Oggi gli investimenti per delle macchine per cialde o per capsule vanno dai 300.000 agli 800.000 euro a macchina, a singola macchina, che ti fa solo la creazione della capsula o della cialda. È brutto Capirai. dire, ma anche il tostatore che sta vicino alla tostatrice, praticamente il computer oggi è Oggi tutto è tutto. praticamente automatizzato. Cioè non c'è più quello Esattamente. che misurava all'interno una No. volta il caffè che lo guardava. Sì, questo qua là è l'ultimo aspetto che quando ho lavorato io, nell'ultima fase in torrefazione, praticamente era già tutto computerizzato.
Però un vantaggio, il vantaggio non produttivo, ma il vantaggio fiscale, quindi di recuperare liquidità, è che su quel macinino elettronico che ha requisiti 4.0, noi oggi recuperiamo l'85%, invece dal 20 al 21, quindi per chi ha acquisti non recuperati come 4.0, recupera il 95%. Guarda, non so, cioè, per noi che facciamo questo di professione, è realtà. Cioè, uno dice, vabbè, uno ne chiacchiera perché sto facendo un corso, io non faccio corso di formazione. Cioè, io rappresento la realtà della mia azienda, di 0F24, quindi quello che realmente riusciamo a fare. E tant'è vero, adesso ti rendi conto perché siamo a successo. Cioè, il nostro obiettivo non è quello di raccontarvelo, ma di farlo, e Sì. su quello che abbiamo un compenso. Allora, Dei quali giusto pure per chi ci ascolta, grazie ad Antonio, ci sarà una futura collaborazione e una story case che effettivamente verrà pubblicata nel terzo libro. E ti ringrazio ancora per la partecipazione perché credo che sia una parte fondamentale. Forse non è d'impatto perché il tuo ruolo non è quello istantaneo, sai, quello di preparare del caffè o della vendita diretta, però è un ruolo fondamentale nel momento in cui si inizia la lavorazione, inizia il primo anno, dal secondo anno penso che se non entri tu all'interno dell'azienda inizia a diventare difficile. Io l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle, prima quando avevo cioè, in apertura di partita IVA, l'inizio sembra tutto rose e fiori, poi dopo ti accorgi che gli F24... Fortunatamente, perché pagare un F24 significa che comunque si è lavorato, quindi c'è la giusta cosa, però recuperare quei soldi di quell'F24 credo che oggi siano fondamentali, specialmente con il periodo storico-sociale che stiamo vivendo, credo che sia una base importante da studiare. Io dico sempre, non affidiamoci completamente, come hai detto tu, al commercialista, che purtroppo è costretto ad avere un carico di lavoro molto ampio e da un aspetto molto ampio, ma andiamoci a curare quello che interessa praticamente a noi. Quando vediamo l'F24 dobbiamo iniziare a dire come fare effettivamente per abbassarlo. E credo che Antonio sia uno oggi dei professionisti più accreditati del settore che ci possa fare una consulenza. Se anche a Napoli, quindi al tuo studio a Napoli, possono venire a Napoli a trovarti, dove ti possono contattare? Allora, innanzitutto sul sito, quindi su 0f24.it, anzi lì c'è anche la possibilità di conoscere meglio anche i crediti fiscali, perché c'è anche una parte divulgativa. Sul sito anche di Professioni in Team, che è il nostro, ripeto, il nostro nucleo professionale, dove c'è anche un blog dedicato ai crediti fiscali. E per quanto riguarda invece la nostra presenza, considera che io ho la gioia di avere con me una grande squadra, quindi il piacere di incontrare tutti, ma certamente incontrerete tutti quelli che fanno parte della squadra di 0F24. Per quanto Posso? riguarda il numero, abbiamo il centralino di Milano. Dai, il numero di centralino non del tuo numero di cellulare, però se no ti chiamano anche di Oh, notte poi. allora, ma non il numero, poi lo aprite lo stesso, il numero cellulare. Però questa volta ve lo do, però della serie preferiamo i WhatsApp, perlomeno cominciamo a conoscerci e No, cominciamo a mi mandi il capire. numero, mi prendo il numero direttamente dal centralino, poi dopo lo pubblico sul post così. Lo vedranno tutti quanti, ci metto anche l'email e il sito. Prima ci ha salutato un grandissimo amico Luca Ventimiglia. Credo che anche Luca ti chiamerà perché adesso che lo chiamerà il commercialista per pagare l'F24 ti dovrà Allora, cosa chiamare. È un importante, passaggio dite, obbligato praticamente. però mi raccomando, cosa importante, dite ai colleghi che ho parlato bene di loro, perché ripeto, Ah, sì. l'obiettivo terzo, nel senso che noi siamo al fianco del collega, cioè Non è noi non ci togliere il cliente. sostituiamo, cioè noi senza il collega che creiamo con lui, perché si chiama Professioni in Team, l'altra nostra realtà di brand, è perché noi lavoriamo in stretta collaborazione con i colleghi, che sono quelli che hanno la memoria storica. Cioè, a volte l'imprenditore, guarda, non mi ricordo, non lo so, boh. Invece parli con il collega, a menadito di cor, guarda, te lo dico io, ha cominciato con me 10 anni fa, è cresciuto, aveva 10 punti, poi ha perso la serie. È la memoria storica tecnica dell'azienda, professionale dell'azienda. Quindi, ripeto, non è una battuta.
ma certamente il centro e il collega, dottore commercialista, di cui si bisogna, a cui bisogna affidarsi e fidarsi, noi siamo solo gli specialisti, cioè quelli che trattano una materia fa parte anche dello scibile del commercialista, ma è specialistica, cioè non ha nulla a che vedere con le altre cose che fa. Una sola Con questo cosa posso di aggiungere. Allora, due cose, anzi, me ne prendo due, ma al volo. Innanzitutto, per quanto riguarda la 4.0, siamo gli unici in Italia che, oltre alla perizia, quindi chi conosce la 4.0, si renderà conto che, oltre alla perizia, noi siamo gli unici in Italia a certificare il credito fiscale. Quindi, per quella famosa torrefazione, abbiamo certificato il credito, cioè mentre gli altri volevano solo periziare, noi abbiamo periziato e certificato, cioè noi garantiamo e certifichiamo con professione in team che il credito è certo, liquido ed esigibile. Un'altra novità, caro energia, noi abbiamo affrontato il caro energia attraverso i crediti fiscali sulle soluzioni del caro energia. Fotovoltaico, siamo gli unici in Italia a periziare, perché nessuno vuole periziare gli impianti fotovoltaici, e addirittura noi certifichiamo il credito da fotovoltaico. Questo perché? Perché abbiamo chiarito con un dipartimento di energia elettrica di un'importante università italiana cosa è la smart grid. Quindi noi riusciamo a recuperare su un impianto fotovoltaico nel mezzogiorno il 70%, immagina invece nell'area centro-nord, recuperiamo almeno il 30%, che su un impianto fotovoltaico viene considerato zero come recupero, è importante. Ultimissima, le telegestioni, le soluzioni di risparmio, tutti quei macchinari e attrezzature che servono per ottimizzare, le fonti energetiche, noi periziamo e certifichiamo 4.0. Quindi riusciamo ad ottenere sia il bonus mezzogiorno che il credito d'imposta 4.0. Poi io quello che dico sempre, le persone devono essere curiose, tanto chiamare in azienda non costa nulla. Quindi se tu hai un dubbio praticamente sull'F24, su quello che siano tutti i vari crediti d'imposta, chiamate. È molto semplice. Si chiama in azienda, si contatta. Tanto per l'analisi gratuita, quindi pertanto non c'è un impegno economico. No, che è fondamentale, ma è fondamentale anche per capire di cosa si tratta. Bisogna sempre comunque formarsi ed informarsi sulle cose. E poi ci sono un sacco, molto spesso, di, come dici tu, di bonus, di fiscalità diversa, di aggiornamenti di legge, che tu da un momento all'altro può darsi che cambia la legge e puoi avere delle altre agevolazioni. Fino adesso si è lavorato un po' all'antica. Cioè, molto spesso ci interfacciamo con altri colleghi, no? E diciamo prima sempre che la vendita prima c'era il salumiere che avvolgeva intorno al pane la carta e scriveva sopra praticamente il totale. L'ho vissuto anch'io all'epoca quando andavo a prendere il pane. Oggi non si può più vivere così. È cambiato totalmente il sistema fiscale, è cambiato completamente il sistema amministrativo, sta cambiando il mondo. E penso che dobbiamo aggiornarci e dobbiamo correre insieme a lui, non possiamo fermarci. È così anche per la tua azienda, per il tuo settore. Certo che sì, cioè, considera che, ti ripeto, l'essere aggiornati, l'essere consapevoli ci permette anche di avere un vantaggio competitivo, perché la cosa che si trascura è che noi non viviamo in un piccolo paesino, ma ormai in un villaggio globale, dove hai anche Amazon che ti fa da competitor, quindi non essere, lasciare questi crediti fiscali poco o tanti, vuol dire perdere il vantaggio competitivo ne riguarda nel negozio a fianco, nel negozio più importante, nella grande distribuzione, cioè vuol dire lasciare vantaggio competitivo, perdere vantaggio competitivo. Quindi perché le grandi strutture, ma anche le piccole, cercano il credito fiscale? Perché quella modalità per cui dice io devo pagare questi benedetti F24, li pago perché risultano pagati, ma recupero liquidità e la investo in altre idee, la investo in un minimo di logistica, la investo per quanto riguarda le piccole realtà, ripeto, un sito e-commerce,
Cioè, oggi dice, ma io non riesco a vendere, c'è poco passaggio, ma non si parla più di passaggio ormai, di traffico, si parla di un traffico web, di quanto io sono conosciuto su TikTok, su Instagram. Cioè, oggi il mondo è un'altra cosa. Cioè, se vogliamo fare Certo. come il vecchio Salumiere, va in pensione, cioè, non ce la fa, non riesce, non... ma no che non ci arriva, e non è il suo mondo. Oggi compri, guarda, penso, dico una cosa che facciamo quasi tutti. Invece di comprare il televisore sotto casa, preferisci comprarlo online. Perché? Perché c'è anche che se lo puoi restituire, c'ha, boh, il fatto che sei comodo. Oggi Si siamo abitudine, sì. nell'area di comfort. Oggi mi fermo, i miei figli, ma come i tuoi, come tutti quanti, a casa che c'è da mangiare? Ah, ordino su Uber, ordino su Glovo. Cioè, ma mia amica guarda il prezzo. Cioè, guarda, non si Tom. guarda il prezzo, si guarda il servizio e l'opportunità. Quindi oggi questo è importante dare al... Quindi non perdere il vantaggio, cioè l'imprenditore fa l'imprenditore, micro, piccolo, medio, grande, faccia l'imprenditore. Però non può non considerare che ha una leva importante di azzerare l'F24. Questo poi io cerco di dare molto servizio informativo a quelli che sono i miei clienti, pure perché oggi mi rendo conto anch'io che fare l'imprenditore, che sia come dici tu, piccolo, medio, grande, purtroppo comporta le stesse cose, cioè comporta la parte fiscale, la parte amministrativa, la parte di gestione del negozio, del deposito, dei dipendenti, della formazione, della parte pubblicitaria e tutto. Quindi ha molti compiti e molto spesso è disinformato. Attraverso queste dirette cerchiamo di dare comunque la giusta informazione di tutto quello che possa essere un aiuto, perché poi io dipendo dai negozi, quindi loro più lavorano, loro più vendo io. Quindi io dico sempre che siamo tutti collegati, facciamo parte tutti di una ruota che gira e continua a girare, facciamo tutti parte di questo sistema. Quindi se non ci aiutiamo tra di noi, no, non credo che lo Stato possa Guarda, intervenire. ci conosciamo, ma veramente apprezzo moltissimo e ti faccio i complimenti perché questo tipo di Grazie. servizio, quello che sarebbe chiamato servizio pubblico per assurdo, perché è un sistema informativo, c'è già aver dato la possibilità, non perché no, come dire, io sia irrintracciabile, ma il fatto che tu abbia messo me, come tanti altri prima di me, in contatto. Portare un caso concreto, parlare del tuo target e far conoscere le opportunità è tanto. Cioè, oggi su Sky o sui canali è solo guerra, come dicevi prima, guerra, crisi energetica, il petrolio e il gas. Sì. Invece oggi dobbiamo anche guardare a come crescere come imprenditori ed è un servizio importante. No, pure perché il mondo non si ferma. No. Che ci sia stata la pandemia, o ci sarà la guerra, o il governo che risalirà, non sappiamo cosa andremo a finire a settembre, il resto non si ferma. Le tasse non si fermano, neanche i pigioni da pagare, i mutui. Quindi non possiamo stare là e dire, ok, mo aspetto che passi il periodo. Io credo che non si possa aspettare. Se sei fermo, praticamente sei morto oggi, pure perché esci fuori da tutto il sistema, anche nella comunicazione. Se ti fermi un paio di mesi, che oggi spegni il telefonino, praticamente ti scompari. Questa è la cosa. Io ti ringrazio e ribadisco ancora che ci vedremo sicuramente in un prossimo appuntamento video, così ci prepariamo anche un qualcosa di specifico da dare a tutti quelli che sono i coffee shop che mi seguono. In più, anticipo ancora che ci sarà tutta una tua presentazione, un bel inserto dove c'è il case history, probabilmente che poi è un'azienda napoletana, quindi anche con grande orgoglio inserirla nel mio terzo libro. E ti ringrazio ancora per la partecipazione. E spero che poi ci vediamo in qualche fiera. Ah, certo che sì, certo che sì. Nelle prossime a Milano, sicuramente, anche di settore, penso che ci dovrà essere. Allora, noi frequentiamo addirittura con i nostri stand le fiere, per una ragione molto semplice, perché vedi, sempre da professione, che ci fa il commercialista in fiera? Ma noi perché ci siamo dati una veste aziendale? Perché vogliamo sentire l'esigenza, stare tra gli imprenditori e conoscere le esigenze degli imprenditori. Se non lo fai in fiera, dove quel momento aggregativo, dal Pizza Festival al Farm Expo, ad Alta, al Gustus, quindi parliamo di quelli nostri locali, e
e anche quelli del Cibus per quanto riguarda man mano che saliamo, cioè è fondamentale l'esserci perché ci permette di incontrare le nostre attività di relazione, quindi al di là della grande professionalità, ma è comunque oggetto di relazione e di incontri. Ti saluto, ti auguro una buona serata, auguro una buona serata a tutti coloro che ci hanno seguito. Una sola cosa, vi saluto con il buon 0F24 a tutti. Allora, anch'io vi dico buon zero, specialmente che questo è il periodo proprio adatto, buon 0F24 a tutti e ci rivediamo a presto con altre live e con altre informazioni che spero possano essere utili per tutti coloro che hanno seguito. Il video poi lo pubblico dopo sugli altri canali social, così possono andarlo a rivedere a chi giustamente poi non si collega in diretta, vuole vederlo più tardi, lo pubblichiamo anche sugli altri canali. Ti ringrazio ancora, ti auguro una buona serata e arrivederci a presto. A presto!